io mi sento uno stato in cui si dice sì, posso fare quello che voglio, sono libera. Qual è la direzione? Quali sono i valori di questa società? No, perché il denaro ha un valore altissimo nella nostra società. E a me sembra che sia diventato quasi l'unico. Sì, no, per alcuni è così, per altri no. Però io non sto dicendo di buttare tutto via. Sto dicendo si potrebbe fare un po' meglio di così. Certo, però se non ci togliamo dall'ottica che quello che governa il mondo è il profitto, immaginiamo che io possa avere tutto ciò che desidero. Ma sono depresso per forza, perché non so cosa fare della mia vita, perché non ho valori. Di questo, se mi consenti, io stavo andando lì, nel senso che io davo per scontato che i valori non sono quelli lì, nel senso che se uno vuole ridurre la sua vita a quello, è libero di farlo, però è abbastanza probabile che la vita ti metta di fronte a situazioni tali per cui ti renderai conto che il possesso di beni materiali non è tutta una vita. Il problema è questo, che se ragioniamo in termini di come stanno le cose, non c'è l'economia, ci sono gli stati che governano, questo per dirla proprio in due parole, perché è la premessa del tuo discorso. Se è vero questo, gli stati costruiscono identità, e le identità sono condivise. Ecco, se gli europei, questo è l'argomento, non tornano a condividere ciò che li ha fatti essere ciò che sono, cioè alcune tradizioni che grosso modo risalgono all'illuminismo, scompaiono. Scomparendo perdono non solo i beni materiali, che quello chi se ne frega, forse non li perdono, ma perdono quella, la possibilità che hanno di scegliere se vivere da deficiente o se vivere da persona che coltiva se stessa, che si arricchisce, che fa un cammino spirituale. Cioè, puoi scegliere adesso. Questa possibilità però potrebbe non essere più data, e non è più data se scompariamo come compagine dal globo. Per poter arrivare a questo, come dici tu giustamente, guardate, il mio librettino parlo di questo essenzialmente, è un libro che parla di problemi spirituali, di scelte di vita esistenzialmente rilevanti. L'ipotesi è che si tratta di recuperare quei valori fondanti dell'illuminismo che hanno fatto l'Europa. Non sono gli unici, per carità, esiste tutta una tradizione cristiana che potremmo riassumere sotto il termine erasmiano, con l'aggettivo che deriva da Erasmo da Rotterdam. Erasmo da Rotterdam, quel cristiano illuminato, se volete, che ben prima del Concilio Vaticano II, ha voluto sì restare cattolico, ma senza avere quelle forme di ottusità mentale che trovavi allora sia nella sua chiesa, quella cattolica, che dall'altra parte, nella neonata chiesa protestante fondata dai vari Lutero, Calvino e compagnia, no? Che si è rivelata altrettanto intollerante di quella chiesa cattolica che loro combattevano. Erasmo aveva una visione ecumenica del cristianesimo, e se ci pensate sono erasmiani tutti i cristiani, nel senso proprio del termine, cioè sono riconducibili alla visione erasmiana del cristianesimo, tutti coloro che in Europa hanno contribuito a difendere i valori comuni europei, pur restando cristiani, pur essendo nemici della ragione illuminista. Erano cristiani, ma erasmiani. Anche a livello politico, cioè i padri fondatori dell'Europa Unita o di quei nuclei di Europa Unita che abbiamo avuto dopo il 45 qui in Europa, chi faceva parte dei partiti popolari e difendeva quindi i valori cristiani, lo faceva da erasmiano, accettava tranquillamente la laicità dello Stato, da cristiano. Per far questo però non deve essere un cristiano particolare, deve essere quello che appunto banalmente chiamiamo erasmiano. Questo è un grande filone della tradizione europea, però accanto a questo ci sono i valori illuministi, cioè i valori di quel materialismo radicale che permettono di fondare in maniera filosoficamente forse più accorta, almeno secondo me, questa è la mia ipotesi, i valori di libertà, di uguaglianza, eccetera. Perché? Perché una visione materialista radicale, a livello esistenziale, a livello di ricerca del senso della vita, tu scopri che la vita non ha assolutamente senso. Ciò nonostante, sei felice. Questo ti porta a condividere con il resto dell'umanità, sono le persone che stanno attorno, questa vulnerabilità, questa fragilità che è tipica di quell'essere umano che per l'appunto è cavarsela con la domanda di senso e deve accettare l'assoluta insensatezza. Questa è la visione, l'ho detto in due parole, ma questo è il nucleo filosofico, ma anche, ripeto, non tanto teorico, proprio esistenziale del materialismo. La visione materialistica del mondo ti dice morirai. Fine, non c'è niente da problema, ma ciò nonostante non ti devi suicidare domani, devi stesso fare delle cose che ti rendono felice perché comunque vale la pena fare quello che fai. Ecco, questa roba qua comporta poi anche una condivisione di questa tua condizione con gli altri che come te, come dire, sono quella roba che siamo, cioè essere immortali.
fragili, no? Vulnerabili, si ammalano, diventano vecchi, queste robe qua. Bisogno di cure, il prendersi cura dell'altro, no? Se non sei cristiano puoi prenderti cura degli altri, ma non è vero, lo fai nel nome della condivisione della tua fragilità e vulnerabilità. Questa è la visione materialistica, radicale, insisto radicale perché nell'illuminismo c'è gli illuministi radicali e quelli meno radicali, cioè Voltaire, quegli altri che erano più, come dire, ammiccavano, no, al potere e non volevano passare per materialisti, no? E quindi insomma, anche forse per formazione, per carattere, no? La pensavano in maniera un po' diversa, ma i materialisti radicali non a caso erano quelli più politicamente rivolti ad una riforma sociale che comportasse distribuzione delle ricchezze, no? Maggiore uguaglianza, politica, eccetera, eccetera, eccetera. Sono quelli che hanno ispirato poi tutte le democrazie a venire, che hanno ispirato le rivoluzioni, no? Da quella francese a quelle poi successive, 48, eccetera, perché proprio a partire da questa visione del mondo. Ora, il problema di questa visione del mondo è che per farsi esistenzialmente rilevante deve fare una capriola. Deve rivoltolarsi su se stessa e compiere al proprio interno un'operazione paradossale. Perché all'interno di questa visione qua, materialistica, diciamo, per semplificare, tu hai un'unica fonte della verità, che è la scienza. Le scienze, umane e tutte le scienze, ti dicono come stanno le cose davvero. No? Tu studi e dopo scopri come stanno le cose. Ora, la scienza di suo non ti risolve il problema del senso. Ecco il problema. Certo. Allora, come fai a essere materialista, cioè aderire ad una visione scientifica del mondo, e al tempo stesso dire che il materialismo produce effetti a livello esistenziale, cioè produce quel calore, no, nel cuore, nell'animo, che ti permette di dire, ma sapete cosa? Sono felice, lo stesso. E questa è un'operazione non semplice da compiere, però necessaria, proprio a livello politico, proprio per in vista degli Stati Uniti d'Europa, per una ragione banalissima, perché da questa visione del mondo qua ti arriva quell'apertura verso l'altro che è costitutiva di una democrazia matura, che tollera le diversità culturali. Se no come fai? Se non hai questa visione che ha sullo sfondo la scienza come luogo della verità. Provvisoria. Ma perché la verità scientifica per la visione è provvisoria, la teoria scientifica è finché non viene confutata da, certo, da qualcuno o da un esperimento, no? Ecco, se non hai questa visione di sfondo, diciamo così, non potrai legittimare la democrazia come procedura, no, per dirimere i conflitti. E poi, soprattutto, se non ti affidi alla scienza, non avrai la laicità. Elemento fondamentale, secondo me, dei possibili utopici Stati Uniti d'Europa, che probabilmente non avremo mai, nel senso che la laicità è quella roba lì che permette a tutti di credere quello che gli pare. Nel senso che lo spazio pubblico, uno spazio religiosamente neutro, e però tu poi nel privato, nella tua chiesa, nel privato che non vuol dire a casa tua, ma vuol dire pubblicamente attraverso una partecipazione ad una vita associativa, no? Di un potente anche, no? Se vuoi socialmente rilevante, pensate alla Caritas, se non ci fosse la Caritas in Italia avremmo un aumento della miseria, no? Molto maggiore di quello che già abbiamo. Partecipare a livello non pubblico, però non nel senso di statuale, della tua vita religiosa, implica che lo spazio pubblico, cioè statuale, sia neutro religiosamente, cioè sia non confessionale. Questo banalmente vuol dire laicità. Ora, sta roba qua però la insegni, non puoi pensare che nasca da sé, perché chiunque ha una appartenenza confessionale di un certo tipo, soprattutto se molto, come dire, esistenzialmente coinvolgente, tenderà, senza volerlo, non perché è cattivo, ma perché viene spontaneo, tenderà a convincere gli altri che la sua posizione è quella migliore. Ora, per impedire conflitti in quell'ambito è necessario difendere la laicità, ma lo puoi fare solo con uno strumento, con la storia delle religioni, insegnando la storia delle religioni, cosa che non accade in nessuno stato del mondo. Insegnare la storia delle religioni vuol dire insegnare a tutti come nascono storicamente le religioni. Come starebbe bene un po' di insegnamento di economia, starebbe bene anche un insegnamento di storia delle religioni, che sarebbe il veicolo della laicità, ma non perché la storia delle religioni parla di laicità, ma semplicemente perché soltanto acquisendo competenze minime scolastiche, manualistiche di storia delle religioni, acquisirai direttamente per riflesso una mentalità laica. Nel senso che banalmente apprenderai che la tua religione, ma anche quella dell'altro, ha un'origine storica, che non contrasta poi con l'aderenza tua personale ad un credo specifico, perché voglio dire, uno può essere buddista, può essere cristiano, può essere musulmano, cavoli suoi, o ateo, no? Ma ecco, però lì l'ateo e il credente si incontrano a livello di laicità e di storia,
intesa come condivisione dello spazio pubblico e a livello della storia delle religioni come disciplina condivisa. Perché anche l'ateismo ha una sua storia che viene studiata nella storia delle religioni. E lo storico delle religioni, tra l'altro, è anche quello che ti dice: ma guardate che i deficit spirituali delle democrazie liberali hanno prodotto quelle religioni che sono il fascismo, lo stalinismo e il nazionalsocialismo, che sono religioni, non sono usi politici della religione. Finisco: se gli europei non credono in valori comuni, che per esempio sono quelli dell'illuminismo, non faranno gli Stati Uniti d'Europa. Fine. E faremo una brutta fine, però. Questa è la tesi mia